fa con i due latti, il latte della sera prima e le due mungiture, sera prima e sera dopo. È il piatto che ci contraddistingue ormai da tantissimi anni. Lo cuociamo in un ottimo brodo prima, appoggiamo solo questa panna che è la peculiarità, appunto, il suo essere cruda, il suo essere dolce, in netto contrasto con la sapidità del tortellino, e vi raccontiamo il nostro territorio, parliamo di noi in questa maniera.